Senato. Parliamo di una circoscrizione molto ampia, parliamo di 5 province, Enna, Agrigento, Palermo, Trapani, ed Enna. Il percorso che stiamo facendo è un percorso che vi dico che anche per me è nuovo, perché anche rispetto al 2013, dove ci siamo ritrovati un gruppo di persone che poco magari ci si conosceva, questa volta ecco, c'è stato questo allargamento voluto da Luigi Di Maio verso la società civile. Per cui ci ritroviamo soprattutto agli uninominali con una serie di persone con profili molto molto elevati che ci daranno una grossa mano per tentare questa volta non di entrare in Parlamento ma di cercare di andare al governo di questa nazione. Noi crediamo che si possa realmente riprendere questo paese e andare a pensare a un nuovo modello di sviluppo del paese stesso. Faccio immediatamente un esempio micro rispetto al macro che può essere il paese. Prendiamo ad esempio il sistema dei trasporti. Noi qui in questo territorio, in questo momento, viviamo ecco, il disastro che è stato fatto sull'aeroporto di Trapani Birgi. Naturalmente è una situazione dal punto di vista gestionale che non riguarda solamente questo aeroporto, ma bene o male queste situazioni si sono vissute in tutta Italia, anche in zone del nord. Non più tardi di ieri abbiamo fatto una conferenza stampa specifica dove il Movimento 5 Stelle ha sottolineato tutte quelle che sono le mancanze, le carenze e le omissioni in un percorso che avrebbe potuto dare una svolta importante per questo territorio. Per questo motivo ci appresteremo anche a presentare un atto in procura, perché crediamo che ci siano dei passaggi e alcuni dirigenti vadano richiamati alle proprie responsabilità, così come quando tutti quanti gli albergatori, i cittadini, che non possiamo più soffrire di questa importante infrastruttura, stiamo subendo. Ma se andiamo un pochettino in giro, senza non entrare molto in questa fase nelle parti singole del programma, però ritengo che questo delle infrastrutture in questo momento sia uno dei temi principali per noi siciliani, e sì, io parlo quasi di emergenza, perché l'altra sera nella zona di Salemi è crollato un piccolo ponte, per fortuna senza non ci sono state vittime, non ci sono stati feriti, però il tutto è stato assolutamente casuale. La rete infrastrutturale siciliana è una rete che non consente nemmeno più di spostarci, ma solamente anche per farci una passeggiata o per motivi di lavoro. Immaginiamoci come fanno i turisti che dovrebbero arrivare in questo territorio e a creare il business di cui spesso ecco, ci si riempie la bocca, se non ci sono quelle reti infrastrutturali minime. Addirittura ecco, una mozione approvata non più tardi di 2 giorni fa all'ARS a prima firma di Giancarlo Cancelleri, perché abbiamo chiesto la continuità territoriale per la Sicilia, cioè si sono accorti finalmente nel 2018 che la Sicilia è un'isola come un'isola è la Sardegna. Quindi queste diciamo solo alcune delle cose che dico, dai. Grazie Maurizio, do la parola ad Antonio Lombardo, Alcamo. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Antonio Lombardo, 35 anni, sono un avvocato di Alcamo, sono il capolista del collegio plurinominale Palermo, Bagheria, Marsala. Sono risultato il più eletto alle cosiddette parlamentari, ovvero il sistema di selezione interno del Movimento 5 Stelle, pertanto mi sono classificato in prima posizione. E con tutta probabilità il 4 marzo insomma risulterò tra gli eletti del nostro territorio. Io sono un attivista del Meetup di Alcamo che ho contribuito a fondare nel 2012 e la mia candidatura nasce proprio da un percorso fatto che risale appunto nel tempo, fatto insieme a tanti altri ragazzi, quindi una
che possiamo dire definire dal basso. Non sto qui a tediarvi sul, perché è stato molto bravo il senatore Santangelo, insomma, ha descritto lo stato disastroso, insomma, che si trova il nostro paese. Posso dire solo che mi impegnerò al massimo per portare in Parlamento e nelle sedi opportune le istanze del nostro territorio per cercare di portare finalmente dei risultati concreti. Per me sarà un onore collaborare con Maurizio Santangelo, che abbiamo visto protagonista in Senato di tantissime battaglie, nonché con Pinaiello, che adesso sentirete, insomma, che rappresenta veramente un simbolo importante di legalità che mi auguro tutti noi, insomma, riusciremo a fare leggere. Quindi grazie, passo la parola. Sì, adesso una breve presentazione di Pinaiello, prima testimone di giustizia in Italia, simbolo in discorso della lotta alla mafia e di educazione alla legalità. Prego. Buongiorno a tutti, sono Pinaiello, sono una testimone di giustizia. Voglio sottolineare subito che sono una testimone di giustizia, perché molti confondono la figura del collaboratore e del testimone. Alcuni hanno scritto la collaboratrice, diciamo che non sono tale, sono stata riconosciuta da una commissione centrale in qualità di testimone, in quanto io non ho mai commesso reato. Invece i collaboratori commettono reati e fanno un patto con lo Stato. Io non ho mai fatto nessun patto, in nessun modo. Questo risale al 30 luglio, dal 30 luglio 1991 sono una testimone, ancor prima che nascesse la legge sui testimoni, che è nata nel 2001. Niente, io ho avuto questa proposta di entrare a far parte dei 5 Stelle e mi ci sono riconosciuta. Perché? Perché loro hanno le mie stesse idee di verità, di giustizia, di stare vicino alle persone che soffrono, e fra queste persone che soffrono sicuramente ci sono molti siciliani onesti che hanno denunciato e come me sono stati o deportati o isolati nei propri paesi. Io sono stata proprio deportata come un'ebrea, mi hanno cambiato il nome, ho vissuto in varie città d'Italia e mi hanno sradicata soltanto perché ho il vizio di denunciare le persone. Come me, altri che hanno scelto di rimanere in loco sono stati maltrattati, addirittura sono dovuti andare a ricorrere al TAR per farsi concedere la scorta, cioè quel minimo di sicurezza per sé e per la famiglia. E insieme al movimento penso di fare qualcosa per i cittadini onesti che oggi vogliono denunciare e non devono più subire tutto quello che abbiamo sofferto noi in questi anni. È facile dire denuncio una persona, però non tutti lo fanno, tanto è vero che noi siamo un'ottantina di testimoni in tutta Italia, in Sicilia circa un 45 persone, e neanche si deve lottare, come abbiamo fatto noi, io e altre tre testimoni, per far approvare una legge che ci consenta di lavorare, perché una volta che entri in questi programmi ne esci con le ossa rotte. È difficilissimo reinserirsi nella vita quotidiana, nella vita lavorativa, quella dignità che ci dovrebbe essere garantita da uno Stato che molte volte è poco attento. Allora, siccome le loro idee sono veramente in linea con il mio pensiero, si intersecano nel percorso che ho fatto in tutti questi anni, e perché, sapete, io parlo molto con i ragazzi alle scuole, questo è un gruppo giovane. Allora, quando andiamo nelle scuole diciamo sempre i giovani sono il nostro presente e il nostro futuro. Ebbene, questo movimento è giovane, questo movimento ha bisogno del nostro supporto, ha bisogno delle persone giuste, ha bisogno di giovani che abbiano nuove idee. In Parlamento c'è troppo vecchiume, da tanti anni vediamo sempre le stesse facce. Abbiamo dato fiducia a chi non la meritava e penso che oggi siamo arrivati in un punto di dare fiducia a queste nuove menti. Questi ragazzi devono rimanere in Italia, devono portare un'innovazione, non devono andare via,
non devono andare via per il lavoro, non devono andare via perché hanno le loro idee e non devono andare via dalla Sicilia soltanto perché hanno il vizio come me di denunciare. Allora io sto mano nella mano con questo gruppo di amici, perché mi sento amici, voglio andare avanti e ce la metterò tutta. Sicuramente non scenderò mai a compromessi per come non l'ho mai fatto nella mia vita, pagando delle conseguenze, ma col sorriso sulle labbra. Okay. Speriamo bene, incrociamo le dita. Grazie Chiara. Apriamo il momento del dibattito, quindi cominciamo con le domande. Possiamo cominciare in ordine di seduta o chi per primo rivolgere una domanda ai candidati. Allora, Vincenzo Figlioli, Itaca Notizie. È chiaro che tutti noi conosciamo un po' le vicende del Movimento 5 Stelle, non possiamo non notare l'assenza di una parte consistente di passare da questa iniziativa, probabilmente anche alla campagna elettorale. Mi riferisco al gruppo che era vicino a Stefano Prallo alle ultime elezioni regionali, a Antonio Mugileri e via dicendo. Mi chiedo se con loro c'è ancora un'interlocuzione aperta o se di fatto ognuno ha preso la sua strada. A questa domanda sì. Come risponde? Allora, alla seconda domanda, un breve appunto, ma sento di farlo anche io, poi posso passare la parola al portavoce, al giornalino e anche al senatore uscente. Allora, Marsala vive una realtà abbastanza comune a quelle delle altre città italiane in cui il 5 Stelle è presente. Il gruppo iniziale del Movimento 5 Stelle inizialmente si è diviso sulla base di contenuti, cioè si erano formati due meetup perché vi era la volontà che ognuno dei due affrontasse diverse tematiche, e così è stato. Di recente abbiamo assistito invece ad una forte presa di posizione, oserei dire mediatica, di un attivista marsalese, Antonio Angileri, che è stato candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Penso che abbia avuto le sue buone motivazioni per lasciare il gruppo, e penso però che gli sia stato dato troppo spazio mediatico. Il Movimento 5 Stelle è un movimento di liberi cittadini, dove si può entrare e si può anche uscire. Se dovesse capitare a me, io preferirei uscire in punta di piedi piuttosto che dare spazio a tanto chiacchiericcio e a tanto clamore mediatico. Per quanto mi riguarda, passo la parola ad Aldo Rodriguez prima, se vuole dire qualcosa anche a Maurizio. Allora, io ti ringrazio per avermi dato la parola, però più di me deve dire qualcosa a Maurizio, che è, diciamo, il senatore uscente che può coordinarci meglio rispetto ad altri. Io l'unica cosa che posso dire, credo che questa notizia mediatica di rottura, volevo capire se il sottoscritto usciva fuori dal Movimento 5 Stelle, e credo che sia l'unico che possa rappresentarla nel territorio perché mi hanno eletto, cosa poteva succedere a livello mediatico. Io, come ha detto Enrico, sicuramente sarei uscito in tutte le vie senza nessuna critica e senza nessun niente, perché è giusto che se uno ha creduto fino a ieri deve continuare a credere. Eventualmente c'è qualcosa che in questa persona non va. Prego, Diciamo, la colpa, tra virgolette, mediatica è andata all'Angeleri o alla stampa? Chiedo scusa. Forse è il caso di mettere un punto a questa cosa, di chiarire qual è l'oggetto di questa conferenza stampa, che è la presentazione del Movimento 5 Stelle e dei candidati del Movimento 5 Stelle. Siamo qui per ricevere delle domande inerenti al nostro programma, al nostro progetto, alla nostra visione d'Italia. Quindi io mi rattristisco che poi, ecco, si possa partire, avendo un'occasione così importante, con delle domande
che possono continuare ad alimentare davvero delle cose molto piccole. Il Movimento 5 Stelle non è rappresentato soltanto dai portavoce o dagli attivisti che si danno da fare sul territorio, è rappresentato dalle migliaia e migliaia di cittadini che anche a Marsala votano. Quindi per questo io chiedo anche alla stampa il giusto rispetto che oggi il Movimento 5 Stelle merita. Mi sarebbe piaciuto, e spero che abbiate delle domande che riguardano quantomeno i 20 punti del programma e magari entrare all'interno di quelle che sono problematiche che viviamo quotidianamente. Mi chiedo, una persona a Marsala, se per esempio dal punto di vista sanitario è assolutamente soddisfatto del servizio che viene dato, mi chiedo se dal punto di vista delle imprese ci sono tutte quelle possibilità per fare imprese a Marsala, mi chiedo come mai il 70% degli studenti trapanesi non rimangono nel nostro territorio ma sono costretti ad andare a studiare fuori, formarsi e poi magari andare fuori dall'Italia. Ecco, io mi aspetto che da questo territorio, da Marsala, facciamo anche un salto di qualità sotto questo punto di vista. Credetemi, scusatemi, mi scuso per lo sfogo pure, ma sono un po' annoiato che il livello delle domande da parte dei media in questo territorio sia un livello così basso. Non me ne vogliate, ecco, ma se la domanda è se uno o due persone ha ragione o ha torto, tra l'altro io li conosco e riesco a dialogare con tutti. Non credo che sia questo il momento e il punto centrale della disquisizione che si può fare in una conferenza stampa oggi qui. E quantomeno, ecco, io non sono disponibile a rispondere a ulteriori domande di questo genere. Senatore, grazie. Io vi assicuro, mi dispiace che poi diventa una cosa quasi personale, però io vi assicuro che qui c'è gente che ogni giorno scrive sui problemi di questo territorio. Allora, io stimo Walter, domande di basso livello. Chiaramente siamo in una situazione in cui ci sono dei rappresentanti autorevoli del movimento, ci sembrava, penso anche ad altri colleghi, non è stato io, immagino avrebbero fatto altri colleghi, ci sembrava doveroso chiedere un chiarimento su questo. Dopodiché passeremo ad altre domande, chiaramente, se questa è la vostra posizione. Il livello basso della domanda, cioè io stimo molto anche, vi seguo tutti e ci sentiamo pure spesso perché siete sensibili a molte delle problematiche sul territorio, questo è fuori di ogni dubbio. Mettiamoci un punto a capo, credo che già abbiamo preso abbastanza tempo per questo tema e mi piacerebbe confrontarvi con voi su temi diversi rispetto a quelle polemiche che in politica ci può pure stare, no? Però devo avere un tempo giusto e non oltre modo. Se ci sono altre domande. Sul tema dei vaccini, senatore, è un po' anche dell'Europa, perché il Movimento 5 Stelle a tratti dice vaccini no, poi vaccini sì, Europa no, Europa sì, così anche un po' sull'euro. Vogliamo mettere un punto e chiarire qual è la posizione di equilibrio a questo punto del Movimento 5 Stelle? Sì, naturalmente stiamo parlando di almeno tre o quattro temi, perché una cosa sono i vaccini, una cosa è l'Europa e una cosa è l'euro. Per quanto riguarda i vaccini, lo abbiamo detto nelle sedi opportune, abbiamo cercato di farlo uscire fuori con la giusta forza, siamo assolutamente contrari a quello che è stato il decreto Lorenzini. Abbiamo anche detto che non siamo contrari ai vaccini. Nel momento in cui viene fatta una legge e vengono imposti, credo Enrico, tu sei medico, correggimi se non sarò preciso nel dettaglio, ben 10 vaccini contemporaneamente, senza la possibilità di scelta, perché magari qualche vaccino l'ho già fatto, e questa cosa viene fatta a dei bambini, non ho la certezza che il mix di tutti questi vaccini possa creare dei problemi addirittura piuttosto che immunizzare il bambino stesso. Allora lì abbiamo detto un no che è stato secco, è stato chiaro, e quindi ribadiamolo anche questa mattina. Il discorso dell'Europa, è chiaro che una cosa è l'Europa dei popoli e una cosa è l'Europa che ci ritroviamo ora, cioè una sommatoria di nazioni che si reggono attraverso dei patti economici, dove l'euro
ecco, li leggo un pochettino, che non sono assolutamente sostenibili per quelli, per quelle che sono le economie di alcune nazioni. Da queste nazioni c'è anche un atteggiamento molto attento e serio, che sarà quello di ridiscutere molti accordi che sono stati fatti, molti trattati, e capire se in Italia l'euro può avere un futuro o meno. Qualche anno fa addirittura abbiamo fatto una grossa raccolta per un referendum per dire no all'euro, perché è chiaro che questa situazione ci ha portato ad uno stato di cose che è insostenibile un po' per tutte quante le famiglie. Quindi anche per queste tematiche credo che la nostra posizione non si sia modificata in questi anni di una virgola. Probabilmente una cosa è cambiata, questo dico, lo vedete magari anche nel mio atteggiamento. Stiamo maturando e in maniera elastica vogliamo ascoltare e anche ritoccare quelle posizioni che magari prima erano un pochettino più rigide, perché forse quello potrebbe dare dei vantaggi a tutti quanti gli italiani. E in che modo però il Movimento 5 Stelle vuole riportare l'Italia ad avere un ruolo centrale all'interno dell'Europa? Vogliamo, prima cosa, il 5 vorremmo essere al governo di questa nazione, quindi poi sono delle cose che successivamente possiamo andare a fare. Ma vi dico, io immagino per la prima volta un ministro degli esteri che faccia gli interessi dell'Italia e non dei paesi esteri. Immagino un ministro degli esteri che sia diverso da tale Angelino Alfano. Immagino un ministro della sanità che sia diverso da tale Beatrice Lorenzin. E magari con competenze specifiche. Questo potrebbe essere la grande rivoluzione: mettere dei ministri che non siano etichettati come del Movimento 5 Stelle, ma che siano dei ministri per tutti gli italiani e che possono andare bene a tante forze politiche. Se riusciremo in questa operazione, dove stare al governo non significa la mera ripartizione e spartizione di poltrone, probabilmente l'Italia potrà, ecco, rimettersi in sesto e avviarsi verso quella che è una programmazione che noi abbiamo dato da qui ai prossimi 30 anni, quindi è un programma serio quello che proponiamo nel nostro progetto. Posso aggiungere una cosa? Io certo. Posso, sì, sì. In merito ai vaccini, insomma, volevo, io sono padre di una bimba di 10 mesi. Io, cioè, per, come dire, fugare ogni dubbio, appunto, perché questa vicenda dei vaccini è stata molto strumentalizzata, soprattutto a livello nazionale, e siamo, almeno dei mass media principali, quasi siamo identificati come quelli dei Novax, no? Quando invece non è assolutamente vero. Io personalmente a mia figlia ho fatto tutti i vaccini di rito, anche se poi mi accorgi nel momento in cui vai lì all'ASPR a fare il vaccino, ti confronto con gli altri genitori, magari con chi ha più figlio, dice, ma una volta non era così, una volta era diverso, perché il sistema precedente credo che vedeva 4 vaccini obbligatori e poi gli altri raccomandati. E quindi quello, diciamo, la nostra posizione riguarda un aspetto che è molto trascurato, ovvero perché, diciamo, questo decreto Lorenzin ha portato a 10 vaccini obbligatori. Si tratta di un favore alle lobby o no, giusto? Poi in merito alla, diciamo, a integrazione di quello che ha detto Maurizio sull'Unione Europea, il nostro obiettivo, insomma, è appunto rivendicare con più forza, insomma, la nostra territorialità, e quindi rivendicare e proteggere i prodotti locali. Faccio un esempio banale: sono stati denunciati dall'Europarlamentare Ignazio Correo recentemente a Pachino, nella terra, diciamo, del pomodorino, no? Sono stati trovati negli scaffali del mercato pomodorini del Camerun, cioè venduti a Pachino, quando gli agricoltori di Pachino neanche li raccolgo, perché non risulta neanche conveniente raccoglierli dalla pianta. Quindi quello che vogliamo fare noi, appunto, è ridiscutere, appunto, determinati trattati, perché comunque il quadro normativo in Europa, il quadro politico è abbastanza pure mutato, perché comunque in Germania il governo sta nascendo in questi giorni, in Francia Macron ha spazzato via tutti i vecchi partiti, in Spagna c'è un governo di minoranza, idem in Portogallo. Quindi, insomma, con un governo forte in Italia e soprattutto con un governo a guida Movimento 5 Stelle possiamo andare a rivendicare certe nostre peculiarità. Insomma. Grazie. Come le arance del Marocco.
altre domande? Volevo fare una domanda a Pieragliese. Prego. I suoi competitor elettorali al collegio uninominale sono per il PD, Pamela Orru, e per il centro-destra invece Tizia Madugliese e Valcamese. Punti programmatici completamente diversi, 5 Stelle, PD e centro-destra. Da quale punto programmatico partirà lei e se ci sarà un momento di confronto con le altre due candidate? Allora, se ci sarà un momento di confronto, questo ancora non lo so, proprio per la mia condizione di testimone di giustizia. Mi farebbe tanto piacere. Il mio punto parte da la lotta alla mafia sul territorio, che non è cosa di poco conto. Con quali strumenti? Intanto informando le persone, i giovani, in più con quello che propone il 5 Stelle. Per esempio di la riforma, aspetta che ho detto gli occhiali perché io me li sono studiati, però mi piace essere precisa, sulla modifica del 416 ter, sui voti di scambio politico che ci sono sempre stati e ancora ci sono, sulla diciamo che potenziare le forze dell'ordine, perché si tende sempre a togliere alle, poi io ci sto ogni giorno con i carabinieri, polizia, finanza e vedo che molte volte non hanno le risorse per proteggere le persone, per stare sui territori, per assicurare un poco di ai cittadini. Sappiamo quello che è successo in questi giorni in televisione, di persone che vengono uccise e c'è poca, ci sono poche persone che ci stanno vicino e ci aiutano. Io la cultura alla legalità la proporrò proprio come ore nelle scuole, più ore sulla legalità, perché molti ragazzi, sapete, quando io vado a parlare, loro non sanno cosa sia la differenza fra un testimone e un collaboratore, loro non sanno il sacrificio che si fa, molte volte ci confondono. Io parto sempre dai giovani, perché sono un terreno particolare, si possono fare condizionare facilmente, e allora proporrei dei libri di testo nelle scuole. Ci sono tanti libri di tante persone che non ci sono più, scritto su Falcone, su Borsellino, proprio proporlo nelle scuole e prendere questo impegno per fargli sapere realmente come stanno le cose. Molti quando vedono un film sui mafiosi in televisione si esaltano, pensano che la mafia sia cosa bella, sia cosa buona e giusta, ma non è così. E dopo tutti questi anni di girovagare in Italia e fuori Italia, mi sto rendendo conto che su questo campo c'è poca informazione. Allora io, siccome per me questo è pane quotidiano, nella mia semplicità di donna penso di fare una grande cosa e di confrontarmi su questi temi, sui temi di verità, giustizia e legalità. Grazie. Posso sì, io mi chiedo a volte, quando si parla di antimafia e di capire cosa significa questa parola, e poi vedo in una televisione nazionale, la natura nazionale, la proposizione di film o di serie televisive immediati a Gomorra, e poi chi è il produttore è quello che sta parlando là nel Movimento 5 Stelle, perché dice che noi non siamo per determinati principi. Stiamo parlando di un certo Saviano che da un'antimafia ha fatto qualcosa, però di contro fa il produttore di una serie televisiva che si chiama Gomorra. Poi quando noi ci stupiamo, e poi siete stati testimoni, perché avete fatto un bell'articolo riguardo il bullismo nella nostra città, poi ci stupiamo perché i bulli, i ragazzini, hanno degli atteggiamenti simili a quelli che vedono in televisione, soprattutto in quelle serie televisive, dove si inneggia alla violenza, a tutto quello che riguarda la parte mafiosa della nostra città, della nostra nazione. Credo che questo sia fondamentale. Posso dire un'altra cosa? Per quanto riguarda il andare a parlare e produrre questi film, io in tutti questi anni sono andata sempre in giro a titolo gratuito, anzi, pubblico di più, rimettendoci di tasca mia.
non ho mai chiesto soldi, non ho mai chiesto nessun tipo di contributo, se non solo quello di farmi pagare il viaggio, perché io non sono miliardaria, lavoro come tutti quanti e sinceramente facendo tantissimi incontri durante l'anno non ce la farei e dovrei togliere veramente il pane alla bocca ai miei figli. Invece queste persone si fanno dare dei soldi e su tutto questo speculano. Io non ho mai, dico mai, guadagnato un euro. Ho scritto il libro insieme a Lucentini, Maledetta Mafia, e i proventi di quel libro io li ho usati per aiutare testimoni che stavano morendo di fame, testimoni che non potevano andare a fare la spesa. Non l'ho mai detto, questa è la prima volta che lo dico pubblicamente. Non sono una santa, non sono una persona che, come si dice, fa miracoli, però nel mio piccolo anche questo è contribuire alla verità, alla giustizia e alla legalità. Non ho mai chiesto nessun tipo di soldi e queste persone invece, tante persone che dicono di andare nelle scuole, dicono di andare in giro, chiedono soldi. Con me questa cosa non c'è mai stata. Ho dato la mia vita allo Stato per 26 anni gratis. Adesso continuerò nel mio piccolo, come piccola donna, però con tanta voglia di crescere insieme a questo movimento che mi ha dato l'opportunità di riprendermi il mio nome che mi è stato sottratto 26 anni fa. Proprio da donna siciliana. Applausi. Volevo continuare su questo filone. Innanzitutto chiedendo se è sua intenzione far parte della commissione parlamentare antimafia. Se me lo chiederanno, sì, perché non è giusto che un testimone, come ho detto poco fa, per avere la scorta, per essere protetto in territorio, debba fare un ricorso al TAR. Perché so come funziona il servizio centrale di protezione, so come funziona la commissione centrale, non la commissione di una cosa centrale, dove ci sono persone che non hanno l'idea di quello che sia un testimone e decidono delle nostre vite. Io mi sono scocciata di sentire testimoni piangere, testimoni che si vogliono suicidare, perché sapete, noi viviamo una condizione particolare, psicologicamente devastati, non abbiamo nessun supporto di psicologo. Io ho dovuto portare mia figlia da uno psicologo, perché giustamente una bambina che si vede cambiato il nome di punto in bianco si fa tante domande. E lo Stato dov'era? Quando dovevo andare a scrivere mia figlia a scuola, lo Stato dov'era? Nessuno. Si sono accorti che mia figlia doveva andare a scuola quando già io l'avevo iscritta, non avendo nessun tipo di documento, perché mi hanno tolto i miei documenti. Si sono accorti che la bambina doveva andare a scuola quando andava in terza elementare. Mi chiamano e mi dicono: signora, sua figlia dovrebbe andare a scuola. Io ho detto: mia figlia già frequenta la terza elementare. Non grazie a quelle persone disattente, perché non voglio fare di tutta l'erba un fascio, per carità, perché ci sono pure persone per bene, però molto disattente. Allora, se l'essere io, speriamo, eletta, significa non far patire tutto quello che io ho patito, molti come me hanno patito in questi anni, e mi propongono di andare in commissione parlamentare antimafia, perché no? Forse la mia esperienza e le mie sofferenze possono servire ad aiutare non solo i testimoni, ma far diventare testimoni altre persone che si rifiutano, che magari fanno un salto nel buio, perché questo è un salto nel buio fino adesso. Forse da lì dobbiamo iniziare, a non far chiudere gli occhi alla gente sul territorio siciliano, perché la Sicilia è troppo martirizzata in questo senso. Cioè, è vergognoso che in tutta Italia ci sono più di 6.000 pentiti e 80 testimoni. Vi rendete conto della sproporzione? Perché? Perché il collaboratore ne ha un vantaggio, è tutto, il collaboratore è tutelato, gli salvano la vita, i testimoni vengono massacrati giorno per giorno, non c'è una volta che un testimone chiede aiuto e viene aiutato. Cioè, vi farei parlare, guardate, io li conosco veramente tutti, non c'è giorno, stamattina stesso mentre arrivavo qua un altro testimone è stato buttato via dal servizio centrale di protezione. Questo testimone sta in località protetta,
e questi non lo sanno neanche. Dice, no, ma lei sta in località d'origine. Dice, ma quando mai? Dice, io sono in località protetta. Cioè, questi sono gli organi che proteggono i cittadini. Ditemi voi, come fa un cittadino a denunciare sapendo a quello che va incontro? Allora, aggiustiamo queste cose e così diamo l'input ad altri cittadini onesti a denunciare. Sì, io avevo una domanda, mi avevamo accennato poco fa, Piraiello, organizzativa appunto, alla luce della sua condizione, no? Come farà ad adempiere al suo ruolo di parlamentare? Che... Allora, io ho imparato negli anni a fare un passetto alla volta. Intanto mi sono candidata e non mi fotografate, perché? Perché se non sarò eletta me ne ritorno in località protetta e comunque continuerò quello che facevo prima. Se sarò eletta, già la mia famiglia sa a quello che possiamo andare incontro e si vedrà. Non, io ho già preannunciato che rinuncio alle nuove generalità, mi riapproprio del mio nome, che tra l'altro io le nuove generalità non le ho mai sentite veramente mie, cioè io sto male. Infatti più giorni passano, più anni passano, io mi sento sempre più Piraiello. Perché io devo rinunciare al mio nome? Perché devo rinunciare nell'essere siciliana? Cioè, ma questo no, io non l'ho mai accettato, non lo accetterò mai. Perciò ho deciso di ritornare quella che ero prima, con le dovute precauzioni. La mia famiglia è d'accordo, perché sapete, io ho una figlia che... Posso poi raccontare questo aneddoto di video, cosa da... Praticamente quando mi hanno proposto di entrare nelle 5 Stelle, ho detto ragazzi, a casa sono arrivata questa nuova notizia, siccome io sono un tipo che non mi fermo mai, sto sempre fuori, mi ha detto solo questa ti mancava. Però dice, valuta bene, io lo so che tu vorresti fare questa cosa, ma tu sai i disagi che ci comporta. Di questa cosa ne ho parlato con mia figlia. Mia figlia ha 16 anni. E gli ha detto a mio marito, papà, ma che dici? Ma questo può essere un modo per mamma ampliare le sue idee che fino adesso sono state circoscritte nelle scuole, con i ragazzi. Può darsi, dice, che questo movimento, dato le idee che ha sulle tematiche che tratta mamma, può portare la sua esperienza e può... aiutare altre persone che hanno bisogno. Dice, io sono dalla parte di mamma, dice, di conseguenza è un'opportunità che non puoi togliermi. Cioè, io sono qui oggi grazie a mia figlia, perché mia figlia gli ho detto scusa, e se verranno a sapere dove siete, che facciamo? Sai cosa mi ha risposto mia figlia? Io non ho nulla di cui vergognarmi. Sempre la questione delle infiltrazioni all'interno della pubblica amministrazione, che rappresenta uno dei terreni più fragili del territorio. E poi ci sono tutta una serie di attività che noi vediamo spuntare ogni giorno e ci facciamo molte domande, dai centri di scommesse. La settimana scorsa c'è stata un'operazione a Palermo in tal senso, e c'è questo grandissimo paradosso che c'è un limite al numero di farmacie in una città, ma non c'è un limite al numero di centri di scommesse. Non so se questa può essere un'attività su cui si può avviare una riflessione. Sì, no, il parallelismo, cioè, me lo prendo e me lo porto via, perché può essere
indicativo. Sì, va attenzionato, però è chiaro che la criminalità organizzata, la mafia, si sposta pure ormai dove ci stanno i quattrini. Quindi non vediamolo più come un discorso solo provinciale, ma colleghi che stanno in Lombardia, nella zona di Monza, mi descrivono situazioni molto ma molto allarmanti. Io non lo so se quello che il Movimento 5 Stelle fino ad oggi ha fatto e ha dimostrato in questa provincia possa definirsi lotta alla mafia, però sicuramente dei segnali forti li abbiamo dati. In una provincia dove il politico per eccellenza è tale Tonino D'Alì, oggi il Movimento 5 Stelle candida nell'uninominale di questa provincia Pieraiello. Quindi io credo che questi qui siano dei segnali chiari e evidenti dell'attenzione che abbiamo noi sul tema e su come vogliamo affrontarlo. Ci sono altri interventi? Vuoi volete dire qualcos'altro? Salutiamo. Salutiamo. Grazie. Solo ringraziare di avere a fianco Piera, perché per noi che abbiamo fatto, o io prima di diventare consigliere comunale, o abbiamo fatto antimafia e continuo a farlo, perché ne vado orgoglioso di questo, avere a fianco, e credo vi siete accorti del mio essere emozionato, per me è motivo d'orgoglio. Cioè avere a fianco Piera significa per noi tutti aver fatto qualcosa di positivo nella città e nel nostro territorio. Quindi credo che tutti noi siamo forti per portare avanti il nome del Movimento 5 Stelle nel nostro territorio e anche a livello nazionale. Grazie Piera. Grazie. Giornalistica per essere venuti, per aver rivolto le domande che hanno dato. Ringrazio il portavoce della Polizia d'Arcangelo, Pieraiello, Antonio Lombardo, auguriamo una buona giornata.